Buon di fioi, buon di tose, buonasera fioi, buonasera tose. Come andiamo? Spero ben. Ciao a tutti, io sono Stan da Treviso, con furore e con calore. Bentornati su Stan Channel e benvenuti al Pallone Racconta in versione Yes. Allora, adesso che sto registrando ho la bellezza di 2698 iscritti e vi stra ringrazio nuovamente di cuore, sono felicissimo, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. E proprio perché a breve penso si toccheranno i 2700 iscritti e quindi la nostra community, sentite come lo dico bene, community, yeah, la nostra community, il nostro gruppo, la nostra family, come la chiamo io, si allargherà ulteriormente. Io è anche giusto che mi assumo le responsabilità, insomma, da tra virgolette capofamiglia, visto che ci metto la faccia sul gruppo, e pubblico il video che tra un po' vi proporrò. So che rischio grosso, perché rischio grosso, però sinceramente a me non interessa. Io sono una persona seria, onesta, pulita e di fronte a certe cose rabbrividisco, perché purtroppo quello che sto sostenendo da giorni, ma a me non me ne frega un cazzo di avere la ragione, perché cosa me ne faccio della ragione, mi interessa che quello che ho riportato è vero, in modo che ho una credibilità come persona, come Stene, ma per il resto non me ne frega niente, perché ero la persona più felice sulla faccia della terra se mi smentivano e mi dicevano guarda che il Palermo domani si iscrive, e io ero contentissimo. Non me ne viene assolutamente nulla in tasca che il Palermo non si iscriva. Ripeto, mi dispiace per tanti amici che ho giù e non solo, e anche gli amici degli amici, cioè, insomma, mi dispiace per tutti i tifosi del Palermo, sono estremamente solidale con loro. E quando poi stamattina leggo che il signor Lucchesi, dopo questo capolavoro, perché altro non può definirsi che capolavoro, di essere riuscito a far fallire il Palermo, essere insomma uno di coloro che fa parte del meccanismo, insomma, che non ha funzionato proprio per un cazzo, non ha funzionato proprio per niente, addirittura ha ricevuto una diaria di 11.000 euro, quindi ha lavorato un mese scarso e guadagna tanto quanto un anno di un operaio. Allora, quando leggo queste cose qua, mi girano le balle in una maniera enorme, perché c'è gente che non arriva a fine mese, c'è gente che non arriverà a fine mese per colpa di questi personaggi, ok? E alla fine che cosa succede? Che addirittura si becca la diarietta di 11.000 euro. Ma dopo era stressato, era provato di fronte a tutto. Vabbè, lasciamo perdere. E comunque è giusto. Nel rispetto dei miei quasi 2700 iscritti e di tutte le persone che vogliono bene al Palermo, al mondo del calcio pulito, che io pubblico il video che ho fatto, vi farò vedere come è nata ed è finita la trattativa del Palermo da parte del signor Lucchesi. Quindi mi assumo la responsabilità di questo video che pubblico, me ne frega un cazzo, è lì, ve lo guardate, lo commentate, perché ripeto, basta politica del fumo negli occhi. Mi parlate di blacklist di persone che non devono più orbitare nel mondo del calcio perché fanno i danni? Li smaschero io con questo video. Altro che blacklist, ci vuole un minchione di Treviso, tanto per usare un termine palermitano, un Mona qualunque, e
in 5 minuti ho smascherato il sistema. Che bravo, eh? Per cui poche ciance, meglio che la mia faccetta da schiaffi la tolgo e faccio partire il riflesso firmato. Ringrazio nuovamente tutti i nuovi iscritti e soprattutto anche chi c'era. Vi ricordo di fare un giro sulla pagina di Damiano Longhi, www.damianolonghi.it, e cercate tutte le informazioni inerenti al camp di Albarella, perché è stupendo, è organizzato dalla Cimilan e Damiano Longhi sarà il direttore tecnico di tutta la manifestazione. Vi ricordo inoltre la coach del benessere, per ritornare in forma in breve tempo, per avere la consulenza da parte di una professionista, da parte di una nutrizionista che oltre ad avere un indirizzo medico è anche una nutrizionista con indirizzo sportivo, per cui vi può aiutare a rimettervi in forma sia se siete sportivi sia se non lo siete. È la coach del benessere, oppure c'è il numero di WhatsApp dove poterla appunto contattare direttamente. Cosa dirvi, fioi? Guardate sto video, ve voglio ben, steme ben e ci vediamo al prossimo video. Buongiorno. Buongiorno ragazzi. Come è andata, direttore? Bene. Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni. Certe persone non ci credono, ma invece è così. Che novità ci sono? Bene, pienamente nel rispetto di quello della proprietà, il giorno 21, il giorno 18 aveva detto. Quindi stamattina si è concluso l'assemblea. È tutto il giorno che ci penso, eh? Aspetta, Ugo, aspetta. Ma non ti ricordi che giorno è oggi? Che giorno è? No! Con l'acquisizione di tutta la parte contabile, la parte, diciamo, di tutti gli adempimenti obbligatori, quindi l'assemblea ha preso atto della che Argus sta completando in queste ore, la stiamo andando insieme, perché la parte finanziaria, voi vedete, rappresenta un problema del pezzettino, poi c'è tutta una serie di formalizzazioni burocratiche. Sera. Buonasera. Buonasera. Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini. Abbiamo fatto lei presidente questa volta. Già. Allora, dichiara aperta la seduta! Di notte! Insomma! E quindi però si è concluso tutto bene. Tre! Vada giù a vedere la guardiola. Non è Di Maio, lei è l'amministratore. Vada giù a controllare, vada, vada! No! C'è andato. E lei tenga basta quella sua televisione, mio figlio. Dichiaro chiusa la seduta. E nella giornata di lunedì, quindi formalmente procederemo all'iscrizione, e probabilmente lunedì sera o martedì ci sarà la conferenza stampa della proprietà. Cominciamo. Una congiura praticamente. No, non è una congiura. Purtroppo sono dati di fatto questi. Andiamo pure con la moviola adesso. E nella giornata di lunedì, quindi formalmente procederemo all'iscrizione, e probabilmente lunedì sera o martedì ci sarà la conferenza stampa della proprietà. Vi aspettate qualche notizia negativa poi dalla Lega, dalla Coviso? Gufo, ricorda, gufo! Perché fino a martedì, perché qualcuno aveva fatto credere che noi non ci iscrivevamo a campionato, e quindi che facevano qui? Un uomo d'affari, brinda la supercazzola prematurata, una cosa da segni, tapioca terapia, dollari, sterline, allaccia scarpa, scarpa là. Io ho detto, vabbè, aspettiamo martedì, così se questo qualcuno vuole fare il furbino martedì, prende atto che ha sbagliato a fare le tatti e passa da babbo, passa da... Non ci vuole. Sbidiguda, supercazzola prematurata? Eh? Ispettore Tombale. Ispettore, ma che dice? Ispettore. Ispettore. Con fuochi fatui. E per quanto tempo sta qua? Quintana. O setta.
Uh-huh. Intanto Trini la confraternita pulitina, grazie. Una pulitina. Ti dico, ma non vorrei fare il furbino a te? Un momento, fuppini! Perché Palermo vuole vendere, non vuole regalare, non vuole dismettere. Questa prima fase però ci aiuterà, è funzionale, a capire quanti veramente questi giocatori andranno via. In funzione di chi va via, noi costruiremo la squadra d'ingresso. Allora, quei tre giorni lì, che poi mi avete visto stanco quel giorno, ma me l'ha detto anche Salvatore. Uno è geniale, come Salvatore, che ne inventa una al giorno, soprattutto quando è ora di andare a tavola. L'ho visto provato, perché avevo fatto una tre giorni intensa, perché sto parlando sia con i procuratori dei nostri, sia con alcuni procuratori dei giocatori che stiamo pensando di portare, in pienissima intesa con Pasquale Marino. E quindi tenere tutto aperto sia in entrata che in uscita è un lavoro doppio, però mi volevo portare avanti per poter avere liberi questi ultimi giorni da dedicare alla parte, diciamo, burocratica. Ed ecco perché quel giorno lì mi avete visto un po' provato. Un uomo d'affari, brinda la supercazzola prematurata, una cosa da segni, tapioca terapia, dollari, sterline, allaccia scarpa allaccia. Vi aspettate qualche notizia negativa poi dalla Lega, dalla Covisoc, è tutto regolare? Perché devi aspettare una notizia negativa? Adesso è un gufo io. Ma lei non è un uomo, è una iena, Una iena, proprio una iena. Ed è anche un bellissimo esemplare. Vi aspettate qualche notizia negativa poi dalla Lega, dalla Covisoc, è tutto regolare? Perché devi aspettare una notizia negativa? Adesso è un gufo di qua. Che c'è? Guardi, le avevo ritagliato l'articolo sulle antiche leggende del Casentino. Ah, interessante. Ma lei se la blinda la supercazzola prematurata come se fosse anche un po' di Casentino che perdura anche come cappotto, vede? Mi importa sega.